Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere. Eccoci qui, ben ritrovati al Coraggio di ogni giorno, alle pillole del Coraggio di ogni giorno. Coraggio di ogni giorno che è anche quello di una persona che oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi in studio. È per noi davvero un piacere avere in collegamento da Palermo Giovanni Paparcuri, che salutiamo e ringraziamo per l'invito. Scopriremo velocemente, seppur brevemente, in questi pochi minuti a disposizione un po' la storia di Giovanni, quella che dicono in realtà in qualche modo anche essere le due vite di Giovanni Paparcuri. Io partirei da una data che è quella simbolica, che è quella del 29 luglio del 1983, quando Giovanni era un dipendente del Ministero della Giustizia, era l'autista di Rocco Chinnici, il giudice che aveva avuto questa grandissima idea sul pool antimafia, del quale avevano fatto parte anche Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, altri giudici, e quel giorno un'auto piena di tritolo esplode. Oltre a Rocco Chinnici muoiono anche due carabinieri, Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta. Invece Giovanni Paparcuri sopravvive e credo Giovanni ricorderai per sempre poi quel giorno. Cosa succede da quel giorno in poi? Di quel giorno cosa mi ricordo? Intanto eravamo 29 luglio, una giornata molto calda. Poi è diventata ancora più calda dopo la strage, perché io quel giorno ero andato a lavorare, a fare il mio servizio tranquillo, sereno, come ogni giorno, ma non sapevo che da lì a poco sarebbe cambiata per sempre la mia vita. Certe volte io ringrazio quello che è successo, certe volte è chiaro, mi ricordo che quel giorno ho perso degli amici, ho perso l'appuntato Salvatore Bartolotta, che in pratica fu lui quello che mi salvò indirettamente o direttamente, non lo so. Poi il maresciallo Trapassi, poi il consigliere Chinnici, non ci scordiamo il portiere dello stabile Stefano Lisacchi, che poverino non c'entrava nulla. Il coraggio, questo si chiama, non lo so se questa registrazione o quello che andrà in onda, quello che state facendo, si chiama il coraggio. E il coraggio non lo so che come lo posso descrivere. So solo che, per essere onesti, in Italia, ma in particolare a Palermo, in Sicilia, per essere onesti bisogna avere coraggio. Io questo coraggio l'ho avuto, quindi, anche perché io sono nato in un quartiere un po' particolare di Palermo, forse il quartiere più malfamato della mia città. Là potevi scegliere solo una, potevi fare solo una scelta, cioè scegliere per ottenere qualcosa di essere un delinquente, un criminale o un mafioso. Io ho preferito la via più difficile, quello di essere una persona onesta. Ripeto, per essere onesti bisogna avere coraggio, e ho avuto quel coraggio. Ho avuto anche coraggio, quello di continuare a fare il mio dovere, perché io, se qualcuno non lo sa, la strage del consigliere Chinnici fu preannunciata circa un mese prima da un libanese, un certo Bushra Belghassan, che questo libanese praticamente era un confidente, era un doppio giochista, era un trafficante di stupefacenti e armi, ed era anche un confidente delle forze dell'ordine. Praticamente si trovava in Sicilia per acquistare delle armi, per cui se tu devi acquistare delle armi entri in contatto con uomini di Cosa Nostra. In questi incontri lui venne a sapere che a Palermo stavano preparando un attentato. E comunque chi prendeva le sue informazioni era il capo della Criminal Poll, un certo Tonino De Luca, sottovalutò quelle dichiarazioni,
Addirittura gli disse 2 giorni prima della strage a questo libanese che aveva saputo che dovevano utilizzare un'autobomba, stile Beirut, proprio testualmente perché ci sono le registrazioni telefoniche. E il capo della Criminal Poll di Palermo gli disse semplicemente: poi ne parliamo che deve andare in ferie. Fatto sta che in ferie il consigliere Chinnici non ci andò e fu ucciso sottovalutando quelle informazioni. Perché Tra l'altro, parlo di questo? Giovanni, Perché due. lo dicevamo Sì. prima, Rocco Chinnici è appunto un po' il padre del cosiddetto pool Sì. antimafia, che è stato importante in quegli anni. Tra l'altro, dopo quella data, dopo il 29 luglio Sì. del 1983, e dopo un periodo chiaramente anche di convalescenza, perché sei stato quasi più Sì. di un anno. Voglio finire quel discorso del libanese perché Sì. 2 giorni, perché qua subentra la vigliaccheria, il coraggio, la paura. Perché 2 giorni prima della strage, il consigliere, che intanto bisogna dire che non si preoccupava della sua vita, in qualsiasi occasione lui parlava sempre: io so che sono nel mirino di Cosa Nostra, però spero che un giorno mi uccideranno, lo so, cioè, però spero che non succeda, non accada nulla ai uomini della mia scorta. Infatti, 2 giorni prima della strage, lui ci convocò nella stanza, fu un pomeriggio, ci mise in guardia, praticamente ci lasciò la facoltà di decidere se continuare a stare con il consigliere Chinnici. Noi non siamo stati dei vigliacchi, l'abbiamo guardato in faccia e abbiamo detto: consigliere, noi stiamo con lei, che fa, sta scherzando. Non l'abbiamo detto perché eravamo degli eroi o perché non avevamo paura, semplicemente non siamo stati dei vigliacchi. Poi puntualmente quella strage è avvenuta. Come tu stavi ricordando poco fa, la figura comunque del consigliere Chinnici forse viene ricordata molto meno di quello che merita, però non ci scordiamo che il consigliere Chinnici fu l'ideatore del pool antimafia. Il dottore Falcone e Borsellino sarebbero diventati lo stesso grandi magistrati, ma la persona, il magistrato che li ha voluti in quell'ufficio a fare parte del pool fu proprio il consigliere Chinnici. E l'altra cosa importante da dire è che il consigliere Chinnici è stato il primo magistrato in assoluto a credere negli incontri con i ragazzi. Lui è stato veramente il primo magistrato che andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, parlava di mafia, parlava dei problemi degli stupefacenti. E mi ha lasciato in eredità anche questo, tra virgolette, fardello, perché io non lo faccio nella stessa maniera che con cui lo faceva il consigliere Esatto, Chinnici, infatti però mi ha lasciato ti questa interrompo qui eredità. perché ci arriviamo. Sì, Dopo il 29 sì. luglio, dopo un periodo chiaramente anche di pausa, Sì. dopo quello che era successo, in realtà tu torni poi al lavoro, vieni chiamato proprio da Falcone e da Borsellino a un po' a seguirli in quella che nel frattempo era la loro attività nel cosiddetto bunkerino. Loro stavano istruendo il maxi processo ai, diciamo, l'onore, ecco, se così si può anche dire, l'onore e l'onere di vivere da vicino Falcone e Borsellino in quegli anni cruciali per il maxi processo e di toccare anche con mano tutto quello che stavano affrontando in quegli anni. E quel bunkerino, che è quel posto in qualche modo che ha vissuto la storia del maxi processo, oggi continui a custodirlo, continui a testimoniarlo con le scuole, con gli studenti che da tutta Italia arrivano presso il Tribunale di Palermo per visitare il bunkerino, vediamo anche delle immagini che ci manda dalla regia e quindi continui in qualche modo a far camminare, ecco, anche sulle tue gambe quelle che erano le idee non solo di Falcone e di Borsellino, ma anche appunto del giudice Chinnici, tutti quelli che hanno perso la loro vita per combattere Cosa Nostra in Sicilia. Sì, in quel bunkerino, chiamiamolo bunkerino, si chiama bunkerino perché è un luogo protetto. Perché è così importante? Era ed adesso è ancora importante. Perché in quegli uffici, attraverso quell'immagine che voi state vedendo, in quell'ufficio è scattata la risposta dello Stato a quello che stava accadendo a Palermo in quegli anni. Non ci scordiamo, in quel periodo c'era in corso la guerra di mafia. Avevano ucciso un sacco di magistrati, uccisione di uomini delle forze dell'ordine, politici, quindi lo Stato non poteva stare con le mani in mano, doveva fare qualcosa. Quel qualcosa qual è stato?
come hai anticipato tu, è stata la nascita del maxi processo e comunque occorreva che a questi magistrati li facessero lavorare con tranquillità e quel bunkerino nasce appunto perché i loro uffici in realtà erano giù a pian terreno del Palazzo di Giustizia, ma le finestre davano all'esterno e non erano blindate. Quindi per farli lavorare in tranquillità li hanno spostati in quelle stanze, in quelle tre stanze si è fatta la storia giudiziaria italiana. Quindi 10 anni, io ci ho vissuto 10 anni all'interno di quegli uffici, in quei 10 anni ho vissuto, è stato un onore, un privilegio, un onore, è stata un'arma che mi hanno dato in mano questi magistrati, vi spiego. Io sono rimasto ferito, mi hanno fatto, ero gravemente ferito, mi hanno fatto tanto male, al di là che ho perso degli amici, Bartolotta e Trapas, la mia unica idea quando sono ritornato a lavorare, dopo comunque dopo un anno e mezzo, la mia fissazione era quella, io mi devo vendicare, in qualche maniera mi devo vendicare, però non potevo vendicarmi girando per Palazzo di Giustizia o per Palermo con una pistola o con un bazooka. Io dovevo riscattare la morte di quei miei amici con una vendetta legale. Che cosa fu? Come fu? Come l'ho realizzata? È stato grazie a un computer, grazie alle apparecchiature elettroniche che mi hanno affidato quelle persone, che si chiamano Falcone, Borsellino in particolare, con quelle armi legali io ho potuto contribuire, ho potuto riscattare anche la mia sopravvivenza, perché rimanere in vita non è facile, specialmente quando tu perdi degli amici, anche perché ti chiedi per tutta la vita perché ti sei salvato tu e sono morti loro. Quindi io non mi sono arreso, sono tornato a lavorare, anche perché lo Stato non sapeva che cosa farsene di un sopravvissuto. Ringrazio e ringrazierò per tutta la vita, in particolare il dottore Borsellino, che mi ha dato questa possibilità. Poi, Giovanni, in poche sì. parole, anche prima di Io lo so salutarci. che sono lungo nel parlare, lo so, ma purtroppo No. ricordo 10 anni, mi prende la foga e parlerei ore È ovviamente un onore anche per noi poter ricevere questa tua testimonianza, soprattutto per tutti quanti i telespettatori e le telespettatrici di Padre Pio TV. In poche parole, anche per salutarci. Quando, quel 29 luglio dell'83, ecco, comunque tu avevi 27 anni e torni poi a lavorare sì. con Falcone, col giudice Falcone, col giudice Borsellino, che avevi poco meno di 30 anni. Qual è quindi l'eredità, qual è il messaggio che oggi vorresti dare a tutti quelli che hanno quell'età o i Allora, giovani? il messaggio è racchiuso nella password del computer che utilizzava il dottore Falcone qua a Palermo ed ero io l'unico, oltre che al giudice, di conoscere la password di quel computer ed era semplicemente avanti. Significa, se io ho dato un significato a questa parola, specialmente dopo la strage di Capaci, quella è di continuare ad andare avanti, non bisogna mai arrendersi. Io non mi sono voluto arrendere, sono andato avanti e loro, anche se sono morti e purtroppo non sono più con noi, il messaggio che mi hanno lasciato, l'insegnamento che mi hanno lasciato, cioè Giovanni, continua ad andare avanti, solo così noi possiamo sperare di sconfiggere la mafia. E il messaggio, l'esempio, quello che racconto io, la mia esperienza. Anche alcuni aneddoti della vita professionale di questi magistrati è un modo, un esempio da trasmettere alle persone. E quell'esempio è quello veramente di non arrenderci, andiamo avanti, qualsiasi cosa ci accade nella vita. Solo in questa maniera poi veramente possiamo sperare di sconfiggere la mafia, che purtroppo la guerra non l'abbiamo vinta. Abbiamo vinto tante battaglie, ma noi siamo qua anche con questa registrazione, anche quello che faccio ogni giorno. Ogni giorno che vado al bunkerino è quello un modo come un altro, perché non bisogna, per contrastare le mafie non occorre essere magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine. L'importante è comportarsi da persona onesta, qualsiasi cosa noi facciamo, Come direbbe anche Giovanni quello che Falcone, state per l'importante è detto che voi. ognuno faccia il proprio Sì, ecco, dovere. specialmente lo diceva anche Don Padre Pino Puglisi. Anche nel nostro piccolo qualsiasi cosa va bene, ripeto, non occorre fare
il magistrato, il carabiniere, eccetera, eccetera, anche quello che voi state facendo in questo istante è molto importante. Su un centinaio di persone, noi possiamo colpire una persona, due, tre, quattro, ma c'è qualcosa di importante e poi lo facciamo intanto anche per noi stessi, dici ho fatto qualcosa di importante, per la mia coscienza, per i miei figli, per voi, specialmente voi siete ragazzi, è quello che la mia esperienza la metto a disposizione delle persone, è quello che dico, non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre lottare, continuare e andare avanti. Grazie. La strada comunque, ragazzi, è lunga, non abbiamo vinto nulla, abbiamo vinto tante battaglie, ripeto, tante battaglie, e siamo noi, abbiamo nelle mani noi, il destino di noi stessi. E i ragazzi, chi ascolterà questo video, io mi affido a loro. La mia Grazie. esperienza è servita, sono qua. Sempre a disposizione, quindi spero che serve, ripeto, che serva a qualcosa. Grazie Giovanni per essere stato con noi, per questa preziosa Grazie a voi. testimonianza e l'invito ovviamente, perché no, di rivederci e magari di averti come ospite qui proprio a San Giovanni Rotondo, chi lo sa. Quando dite voi, se avete bisogno, facciamo qualche riunione, qualche collegamento e parliamo di più. Grazie, grazie per essere stato con noi e Va bene? appuntamento alla prossima puntata del Coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.